Lo scenario che emerge dopo il voto elettorale europeo. Emerge a livello Italia che più che altrove c'è stata un'affermazione dei cosiddetti sovranisti, in particolare la Lega di Salvini, che dal punto di vista del risultato, poi un discorso è l'operatività del governo, ma dal punto di vista del risultato elettorale Salvini ha fatto un numero straordinario. Ripeto, poi il punto è l'operatività, perché adesso dovranno continuare a governare lui con Di Maio e arrivare a ottobre e varare la finanziaria. La premessa e la promessa è quella di flat tax, riduzione delle tasse di 30 miliardi. Dall'altra parte servono 30 miliardi per non aumentare l'IVA, che è comunque una tassa, per non mandarla al 26%, che sarebbe una sciagura sia per i cittadini che per le imprese. Quindi sarà un mezzo miracolo se riescono a mantenere le promesse sulla prossima finanziaria. Quindi vediamo questo. A livello Europa cambia niente. A livello Europa comunque la coalizione sarà con all'interno il Partito Popolare Europeo e diciamo gli alleati tradizionali insieme all'ALDE, quindi ai liberali, e quindi l'Italia dovrà continuare comunque a confrontarsi con l'Europa, che non è né matrigna né nemica, è un soggetto economico-finanziario unitario, perché abbiamo la stessa valuta e siamo tutti collegati gli uni con gli altri dal punto di vista di rapporti commerciali, economico-finanziari. E quindi dobbiamo stare tutti all'interno di determinati parametri. Non devi avere troppo debito, non devi avere troppa spesa, e questa è una giusta pretesa da parte del resto d'Europa, perché abbiamo visto la Grecia che aveva troppo debito e troppa spesa, che fine ha fatto. Invece torniamo e chiudiamo sul governo. Allora Di Maio che ha chiesto ai votanti di Rousseau se effettivamente può essere ancora il leader del Movimento 5 Stelle. Insomma, questo matrimonio tra Lega e Movimento 5 Stelle quanto durerà? Ma io penso che dipende dall'intelligenza di entrambi e le strategie di entrambi. Salvini sperava forse di non vincere così tanto, perché questo gli consentiva di tornare al voto e evitare di dover varare la finanziaria in ottobre. Invece ha stravinto, e quando stravinci non puoi dire non governo, perché hai stravinto, hai una responsabilità enorme, quindi gli tocca governare. Se i 5 Stelle sono furbi, perché ovviamente loro sono gli sconfitti e Salvini è il vincitore, assecondano Salvini. Se sono furbi, gli lasciano fare a Salvini l'autonomia, ammesso che Salvini la voglia, la riduzione delle tasse, almeno ammesso che ci sono i soldi per farla, e quindi dare mano libera a Salvini di mantenere le promesse. E lì si va al vedo: se fa i miracoli, come ci auguriamo, perché l'interesse dell'Italia viene prima di tutto, altrimenti rischia di fare la fine di Renzi. Cosa rimane della Lega che fu nella Lega che è molto salviniana, la Lega di oggi? Beh, adesso la Lega è il partito, i partiti sono sempre più personali. La Lega è il partito di Salvini. Chi oggi ha votato Lega ha votato Salvini come persona. E quindi è un trionfo personale che diventa rischioso dall'altra parte, perché anche il PD con Renzi ebbe lo stesso destino, un trionfo personale di Renzi che poi è diventata una debacle successivamente per il PD. Cosa è rimasto della Lega di allora, della Lega di Maroni e di Bossi? Niente, francamente. Quella era un partito federalista, autonomista, legato al nord e legato ai territori. Adesso è un partito nazionale, centrale, slegato molto dai territori e legato soprattutto alla persona, cioè non, il simbolo è lo stesso, è Salvini quello che viene votato.